Registrazione avviata. Buongiorno a tutti, seduta dell'11 gennaio 2021, sono le 9:35. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata, i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del Comune di Palermo. Invito la segreteria a chiamare l'appello. Presidente Moncada, Presente. consigliere Buccola, consigliere Buonpasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, vicepresidente Schiera. Presente. Presente. Consigliere Sinopoli, Presente. consigliere Tuzzolino, assente. Presenti 9, assenti 1. Allora, l'esito della votazione danno 9 presenti, un assente, il consigliere Tuzzolino. La seduta è valida, nomino scrutatori il consigliere Dentici, il consigliere Sinopoli e il consigliere Buccola. Napoli e Buccola. Ma avere il verbale della seduta di giorno 8. Sì. Verbale della seduta di consiglio dell'8 gennaio 2021. L'anno 2021, giorno 8 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legislativo 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali in Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno inoltrato con avviso email del 23 dicembre 2020 e sue successive modifiche di integrazione, ai sensi delle vigenti norme di legge statutaria e regolamentare, il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in Viale Regione Siciliana 95. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il vicepresidente facente funzione Alessandro Schiera. Assiste in qualità di segretario l'istruttore amministrativo Mario Sapienza, coadiuvato dal collaboratore professionale amministrativo Silvana Carta. Il segretario, su invito del vicepresidente Alessandro Schiera, precede all'appello nominale al termine del quale risultano presenti i consiglieri Buccola, Buonpasso, Dentici, Di Vincenti, Ruggero, Schiera, Sinopoli e Sinopoli. Assenti il presidente Moncada, consigliere Lupo e il consigliere Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 7, assenti 3, Moncada, Lupo e Tuzzolino. Vicepresidente, verificata la presenza del numero legale alle 9:37, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Ruggero, Buccola e Buonpasso. Il vicepresidente comunica che per impegni personali deve lasciare l'aula, pertanto assume l'incarico il vicepresidente facente funzione, consigliere Mirko Dentici. Alessandro Schiera esce dall'aula alle ore 9:39. Il presidente facente funzione Dentici invita il segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente. Il segretario dà lettura del verbale del 7 gennaio 2021. Durante la lettura entra il consigliere Tuzzolino alle 9:43. Conclusa la lettura, il presidente facente funzione Dentici chiede al segretario di dare lettura del documento per la richiesta parere della delibera avente per oggetto parere, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per il decentramento, su proposta di delibera il cui oggetto recita: regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Segretario
Segretario, inizia la lettura del documento. Durante la lettura in generale del consigliere Lupo alle ore 9:59 e il consigliere Di Vincenzo alle ore 10. Esce dall'aula. Il presidente facente funzione Dentici, considerato che la delibera è composta anche da diversi allegati, invita il segretario a terminare la lettura della proposta e sospendere per poter analizzare l'argomento con i suoi ulteriori allegati durante la successiva seduta di consiglio. Il presidente facente funzione Dentici dà spazio alle comunicazioni. Ruggero comunica che questa mattina molti utenti sono presenti allo sportello della postazione anagrafica decentrata della quarta circoscrizione, in quanto alcune postazioni sono chiuse al pubblico per casi di contagio Covid. Pertanto chiede notizie sugli uffici aperti al pubblico e sull'espletamento dei servizi. Il presidente facente funzione risponde che è necessario attendere qualche giorno per comprendere quale sarà l'organizzazione, considerato il picco di ricaduta dei contagi. Il presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle 10:14 dichiara chiusa la seduta e dà appuntamento a lunedì alle 9:30. Ok, grazie. Allora, nella seduta di giorno 8 avevamo iniziato la discussione sulla proposta di delibera relativa al regolamento per l'applicazione del canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Avevamo letto la proposta di delibera. Adesso cominciamo a entrare nel dettaglio e cominciamo a leggere il regolamento che disciplina la materia. Nel frattempo è arrivato in videoconferenza il consigliere Tussolino alle 9:42. 9:42. Ok. Ok, allora. Sì, un attimo che prendiamo il regolamento. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160-2019, articolo 1, commi 816-836 e 846-847. E allora, iniziamo con gli articoli. Titolo primo, disposizione. Ottimo, scusa Mario. Come al solito, se è possibile, ma vedo che non c'è, vorrei dare incarico al vicepresidente di eventualmente approfondire l'argomento e relazionare nei giorni successivi. In questo momento è assente, quindi procediamo. E allora, articolo 1, ambito e finalità del regolamento. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 e del TULD, decreto legislativo 267 2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi 816 a 836 e 846-847 dell'articolo 1 della legge 160-2019. Di seguito canone e dalle successive modificazioni ed integrazioni, nel seguito del regolamento per brevità si potrà fare riferimento ai soli commi. Punto 2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità ICP e i diritti sulle pubbliche affissioni DPA. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi. Punto 3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure e al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e
e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche compatibili con il presente. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di concessione del presente canone. Articolo 2. Definizione e disposizioni generali. Ai fini del presente regolamento si definisce A. Occupazione come definita al successivo articolo 3, comma 1, lettera A. L'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private, gravate da servitù di passaggi, spazi sovrastanti o sottostanti, il suolo pubblico, comunque condutture e impianti, zone acque adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali. B. Concessione e autorizzazione, atto amministrativo che comporti con la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente. C. Canone dovuto all'occupazione senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera B. D. Tariffa rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub C. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 285 del 92. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sovrastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalle concessioni, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso è libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento di polizia urbana. Allora, allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno. Ogni richiesta di concessione e di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari sono sottoposti all'esame dei competenti servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistici e edilizi di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica e il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati in ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico, piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera. Qualora la modalità o la durata dell'occupazione dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa espressa disposizione, a titolo oneroso. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo. Articolo 3. Presupposto del canone. Il canone è dovuto per l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi di aree private soggette ai diritti demaniali, quali ad esempio le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico, aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono compresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura. I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o un'organizzazione pubblica o privata. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali, in applicazione alle norme previste dal titolo secondo capo primo del decreto legislativo numero 285 del 92 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo codice della strada. Ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina. Articolo 4. Soggetto obbligato. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge, della legge 160-2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o dalla concessione, ovvero, in mancanza del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva di quell'articolo 13 e 22 del regolamento, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale per la diffusione di messaggi pubblicitari, obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari, in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile. L'amministrazione di condominio può procedere, ai sensi dell'articolo 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per l'occupazione o per l'esposizione pubblicitaria relativi al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relativi al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministrazione
subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione. Titolo secondo. Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni al suolo pubblico, di suolo pubblico. Articolo 5. Istanza per l'occupazione di suolo pubblico. L'occupazione di strade, di spazi, aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando la competenza dello sportello unico per le attività produttive SUAP, di cui al DPR 160-2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazioni di servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e di servizi di telecomunicazione. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi per via telematica tramite il portale del Comune. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi o in mancanza indicate dal regolamento sul procedimento amministrativo adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 608 del 2011, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione ed acquisizione all'ente dell'apposita istanza al netto delle procedure di integrazione documentale. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. E deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, ovvero del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la determinazione d'uso, la durata temporale e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito di poteri di firma. La domanda deve essere corredata da documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. L'avviso inviato dall'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto dalla richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante. In caso di modifica dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga della occupazione esistente si rimanda all'articolo 10 del regolamento. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione. Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico. L'ente, con atto di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni del regolamento uffici e servizi, determina quali uffici comunali sono competenti
ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di qualificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata a cura dell'ufficio competente al rilascio all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti. Articolo 6. Tipi di occupazione. L'occupazione di spazi e aree pubbliche possono essere di due tipi. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo 24 ore su 24 del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno. Comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. 2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, intese anche per frazioni di giorno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata a titolo precario ed è pertanto sempre fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse. Articolo 7. Occupazione d'urgenza. Nei casi di forza maggiore, per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita eccezionalmente anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente l'utilizzo dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga può essere concessa con la stessa modalità e gli stessi limiti e condizioni riportati all'articolo 10, commi 3 e 4 del regolamento. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva. Articolo 8. Rilascio della concessione. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede con la modalità ed entro i termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli servizi in mancanza indicati nel regolamento sul procedimento amministrativo adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 608 del 2011. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine stabilito ai sensi della legge 241 del 90 e legge regionale 7 del 2019 in giorni 30 al netto delle procedure di integrazione documentale. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'articolo 16 della legge 241 del 90. La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi essenziali della domanda e/o degli allegati prescritti dall'articolo 5 del regolamento,
senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 30 giorni, vale quale previsione di diniego, cui seguirà provvedimento di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenere l'onere, indicando i motivi di tale esigenza. Ove sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, si applica la procedura prevista dall'articolo 13 della legge regionale 7 del 2019. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la concessione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la concessione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nella fattispecie prevista dal precedente periodo, il pagamento dei diritti istruttori da parte del richiedente da corrispondere secondo il tariffario vigente. L'ufficio acquisisce direttamente la certificazione, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto ad altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti, ove per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine di legge. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un de scusate, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta con le modalità prescritte nel regolamento TOSAP, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 90 del 95. Nei seguenti casi: l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie. Dall'occupazione possono derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico. Particolari motivi e circostanze lo rendono necessario in ordine alla modalità o alla durata della concessione. Lo svincolo del deposito cauzionale o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale previa verifica con gli uffici competenti. Quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento, che comprendono anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l'eventuale competente concessionario,
con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile dell'importo in unica soluzione, ovvero della prima rata, ove ammesso, comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione per irregolarità tributaria ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale 189 del 2020. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. Le concessioni sono inviate telematicamente dopo l'avvenuto pagamento del canone o frazione di esso, quando dovuto. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento, in caso di occupazione di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo è consentita dalla data indicata nel provvedimento, ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui gli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni. Il direttore dei lavori, eseguiti in economia diretta dal comune, nonché ogni responsabile di servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito, curando il coordinamento con altri eventuali servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare. Articolo 9. Titolarità della concessione e subentro. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di concessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata, in mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese comprese quelle per l'eventuale custodia materiale e smaltimento dei rifiuti. Custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. Sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione. Versare il canone alle scadenze previste. Mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che
che occupa e restituirlo integro, pulito alla scadenza della concessione, di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese, in mancanza provvede il Comune con l'addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 8,6. Di rispettare nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa le norme tecniche previste in materia della legge e dai regolamenti. Custodire con diligenza e rispondendone a tutti gli effetti di legge l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione, rispondendone a tutti gli effetti di legge. Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetti di concessione e autorizzazione. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi concessione di proprietà o di usufrutto, vendita o affitto di ramo d'azienda, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il subentro nella concessione, secondo le modalità prescritte nel regolamento disciplinante la materia. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto della concessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento da parte del subentrante del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso e delle eventuali morosità riscontrate. Il subentro nella concessione non dà luogo al rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto a qualsiasi titolo in ragione della concessione. Ove il subentrante non provveda al corretto adempimento prescritto per la rottura della concessione di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3,1 lettera A e articolo 4,1 del presente regolamento. Tutti gli obblighi disposti dal presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area per cause non imputabili al concessionario, questi ha il diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune. Articolo 10. Rinnovo, proroga, disdetta e rinuncia. Il provvedimento di concessione ad occupare uno spazio come rilasciato ai sensi dell'articolo 8 è rinnovabile dalla scadenza previo inoltre di motivata e documentata istanza al competente ufficio e ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento, almeno un mese prima dalla scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti e di 10 giorni e trattasi di occupazione temporanea. Il mancato rispetto del termine comporterà l'adozione della procedura di nuova istanza. Nella domanda vanno indicati
indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo del rinnovo è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione dell'apposita tariffa all'intera durata dell'occupazione. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi all'occupazione edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare il 50% della durata della concessione originaria. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione dell'apposita tariffa all'intera durata dell'occupazione. È ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione della disdetta. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versata ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto dell'occupazione. Detratta l'indennità prevista dall'articolo 8,2, non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo di versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova per la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore, dipenda da causa di forza maggiore. Se la causa del mancato parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale, scritta del concessionario e sussista la documentazione l'occupazione è effettivamente cessata, può avvenire che la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia stata presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione, detratta l'indennità prevista dall'articolo 8,3, non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di concessione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione, detratta l'indennità prevista dall'articolo 8,3. Articolo 11. Modifica, sospensione e revoca d'ufficio. Sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata con provvedimento motivato nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilita dalla legge. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato
a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione senza interessi. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC o raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avviso del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7/2019. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità a cui è possibile ricorrere e dei termini per la presentazione del ricorso. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia. Sì. Allora, niente, io mi fermerei qui, tenuto conto che ancora ci sono parecchi articoli da leggere, quindi lo spezziamo in due o tre sedute. Ringrazio il signor Sapienza per aver letto i primi 11. 11 articoli, quindi domani ricominceremo dall'articolo 12. Allora, intanto prendiamo atto che alle 9:51 ha lasciato l'aula il consigliere Buonpasto, 9:51. sì, e alle 10:09 ha lasciato l'aula il consigliere Dentici. 10:09. Il vicepresidente è rientrato, quindi reitero la richiesta. Io sono qua, presente, ho seguito tutto attentamente. Perfetto, dico, occorreranno almeno un paio di sedute per esitare il parere, poi ovviamente spetta sempre a lei, se ne dà disponibilità, la sintesi sul regolamento e l'approfondimento dello stesso. Va bene, allora vediamo se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Signor Signor Presidente, posso? Consigliere Lupo. Allora, signor Presidente, sempre per la situazione che ormai è diventata catastrofica, e parlo del ritiro dei rifiuti ingombranti, in via Altofonte, altezza della strada vicinale Badame. Quindi ormai siamo arrivati proprio che gli ingombranti hanno superato quasi i 2 metri di altezza. Ancora dopo un mese passa, non c'è nulla di positivo. Quindi, signor Presidente, che mi dice in merito a questa situazione? Quindi facciamo sempre solleciti, solleciti e solleciti. Vedo che la RAP in alcuni quartieri, in alcune zone, già li ha liberati dagli ingombranti, ma qua in via Altofonte ancora siamo quasi, quasi a zero, signor Presidente, quindi non so che cosa si deve fare, perché giornalmente, gli incivili continuano sempre a mettere rifiuti ingombranti sopra rifiuti ingombranti. Quindi, lo so che aspettiamo che devono venire la RAP con la pala meccanica, ma è così, andiamo a peggiorare. Se la cosa non si arriva a prendere subito in tempo, dopo si va a peggiorare e ci vuole la pala meccanica. Quindi abbiamo notizie in merito, signor Presidente. No, infatti la risposta l'ha data lei implicitamente, perché ovviamente quando la discarica assume contorni come quelli di via di strada vicino alle Badame, è difficile intervenire con un intervento spot, diciamo, di quelli con nell'ambro, ma occorre la pala meccanica. Quindi se cortesemente può farmi una foto
dell'attuale situazione della discarica in modo tale che la invio ai vertici della RAP per cercare di fare intervenire in maniera, diciamo, più veloce possibile. Va bene, allora per fine seduta scendo e le mando su WhatsApp oppure per via E email. anche sul WhatsApp Ok. va bene. Presidente, posso un secondo? C'era il consigliere Di Vincenti che aveva chiesto, Prego, però prego, per prego. me è uguale. Prego, consigliere Tuzzoni. No, volevo semplicemente e cortesemente chiedere, noto che nel Viale Maria Mediatrice ci sono gli operai dell'AMAP che stanno pulendo le caditoie, a parte che è una cosa positiva, ma dico, glielo vogliamo ricordare al nostro amico che c'è sempre quella da sistemare che aveva difficoltà ad aprirsi. Io purtroppo non posso uscire da casa perché sono infortunato, quindi se gli possiamo fare una telefonata, si ricordano di quella Sì. caditoia? Che dice? Glielo Sì, certo. ricordiamo? Sì, il problema è che A che devono sono là? sostituire il tombino, quindi è un altro settore, perché hanno, come lei ben sa, erano andati Sì, per pulire, ma ma non siccome erano. questi che sono ora presenti, vedo che sono abbastanza attrezzati, Può perché darsi stanno ora, pulendo. allora Sì, sono loro. adesso chiamo e vediamo se riusciamo a farla fare. Va bene, grazie, Presidente. Consigliere Di Vincenti. Signor Presidente, buongiorno. Allora, la mia più che una richiesta è un grido d'allarme che mi è stato trasmesso da diversi residenti della città di Palermo, ma che ho visto anche io. È assurdo che il Ponte Corleone, come tutti sappiamo, ha controllato dei problemi ha alcuni problemi e devono essere effettuati dei lavori per metterlo in sicurezza. Però è vero che c'è anche un limite di velocità di 30 km/h, però ultimamente ho visto diverse pattuglie della Polizia Municipale con l'apparecchio per misurare con la velocità delle auto posizionato lì. Dico, sappiamo tutti che andare a 30 km/h è quasi, quasi impossibile. Perciò credo che questa pattuglia della Polizia Municipale la serve solo esclusivamente a far cassa. Dico, perché invece non si iniziano subito i lavori per mettere in sicurezza il ponte e non mettere le pattuglie della Polizia Municipale con l'autovelox a far cassa? Perché sappiamo che a 30 km/h. Basta che si va a 35 km/h, che è assurdo, già uno è in multa. Mi sono chiesto da diversi cittadini, ma l'ho notato anche io questa cosa. Va bene, grazie consigliere Di Vincenti. Vediamo se ci sono altri interventi. Va bene, allora se non ci sono altri interventi chiudiamo la seduta di oggi e la riaggiorniamo a domani mattina alle ore 9:30. Invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione. Grazie e buona Buona giornata. giornata a tutti. Buongiorno.